Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale, Il Pensiero Non Lineare. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta. Continua anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. Questa tappa del nostro viaggio ci riporterà sulle strade delle relazioni, quelle delle origini, quelle forse più intense, quelle tra genitori e figli. Percorreremo quindi terreni complessi, ma emozionanti. Ma come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi prima di partire. Assumete quindi una posizione per voi comoda e confortevole. Adesso chiudete gli occhi. Fate un bel respiro profondo. Fatene un altro. E adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. Alice Miller diceva: un bambino che venga tenuto sempre per mano e perciò non abbia la possibilità di percorrere la sua strada, perderà col tempo la voglia di far scoperte. Un ambiente iperprotettivo può costituire una vera e propria minaccia per la curiosità, le abilità e la vitalità del bambino. La capacità di crescere e l'autostima del bambino verranno col tempo gravemente compromesse. La Miller diceva che quando quel bambino crescerà sarà così riconoscente ai suoi genitori per quelle attenzioni e quelle preoccupazioni, che rinuncerà molto facilmente a compiere passi in avanti per crescere proprio per non dare loro un dispiacere. Questi bambini sono piuttosto fragili emotivamente e incapaci di tollerare le frustrazioni, anche quelle apparentemente più banali. Quando però l'impulso di quel bambino ad esprimere se stesso sarà troppo impellente, manifesterà probabilmente disturbi psichici, oppure, con coraggio, porterà un dispiacere ai suoi genitori e deciderà di crescere. I genitori, quando sono troppo preoccupati e quindi troppo ipercontrollanti, dovrebbero potersi chiedere: sto proteggendo il mio bambino o me in questo momento? Questa domanda può portare ad una consapevolezza diversa al genitore e quindi fargli comprendere se quella preoccupazione può derivare dal suo bisogno di sentirsi assicurato dal sentirsi un buon genitore. Vi farò adesso sentire un piccolo spezzone di una scena di Ricomincio da tre di Massimo Troisi. È una scena molto famosa ed esilarante, ma decisamente vicina alla realtà di relazioni dannose tra genitore e figlio. In questo caso si parla di limiti. Sì, ma dandosi un limite, sì. Ma questi giovani sono in grado di darsi questo limite? Beh, io penso di sì. E io non ci credo. Ma io ho fiducia nei giovani, signorina. Senti, ma com'è che si capisce questo limite? C'è il limite della. Cioè, ecco, prima di tutto si parte dalla resistenza umana, no? Cioè, prima di tutto, mai più di 5. Cioè, mai più di 5 quando uno fa quelle cose, l'amore, no? Cioè, mai più di 5. Cioè, tu sei diplomato? Sì. Mai più di 4. Cioè, mai più di 4, ecco, però bisogna misurare l'intensità. Cioè, amico, uno ne fa quattro così, che però con l'identità che possono essere pure cinque. No, se sono quattro, devi misurare che, per esempio, in una volta non ne devi fare due. È giusto, no? Per esempio, capita che uno fa una volta, sai, e ci mette proprio tutta l'intensità, quella cosa che in uno ne escono due. Allora, che succede? Se quella volta in uno ne hai fatto due, te la sei bruciata, no? Cioè, l'hai persa, e allora in quel caso mai più di tre. Perché, cioè, è un po' complicato come cosa, è un po'. Però dipende da quello che lo fa, cioè quello che lo fa, se ha proprio i sentimenti buoni, che vuole darsi questo limite, no? Allora se ne accorge se in una ne ha fatti due, chiaramente perché se ne accorge proprio da come l'ha fatta, è chiaro? Sì. Bravo, Robè. Robè,
senti a me, Robè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa, Robè, tu devi uscire, ti devi salvare, Robè, che chi se t'hanno chiuso in questo museo, qua, senti a me, Robè, senti a me, tu devi uscire da qua dentro, tu te ne fui a che, fammi a strada, tu che femmina, va a rubare, fai che rubo tu, mamma mia, ti mandano un manicomio a te, ti fai urlare un manicomio, Robè, tu esci e fai... No, mamma mia, dice che io ho il complesso nella testa. Fosso di quali completi? Tu tieni l'orchestra intera in capo, Robè. L'avere dei limiti significa avere delle risorse cognitive ed emotive contenitive. Non significa avere degli impedimenti e delle imposizioni come succede nel video. La mamma di Robertino, ad esempio, è iperprotettiva e ha imposto chiaramente dei limiti eccessivi al figlio per proteggerlo dai pericoli del mondo esterno. Ciò ha reso Robertino monco emotivamente, dipendente dalla madre e incapace di svincolarsi. Nonostante ne abbia necessità e abbia anche tanta voglia di farlo. Nell'audio che vi ho fatto ascoltare, Robertino infatti chiede a Gaetano, Massimo Troisi, come si capisce questo limite. I limiti devono considerarsi come contenitori mentali che vengono supportati e garantiti dai genitori. Il dolore, l'angoscia, l'ansia, la paura possono essere più tollerabili se ci sono contenitori che li delimitano. Se questi contenitori che delimitano e contengono le esperienze e le emozioni negative non sono stati supportati dai genitori, possono essere vissuti come travolgenti, senza limiti e decisamente angoscianti dai bambini. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui. Voglio ricordarvi che se siete curiosi di approfondire il discorso che stiamo portando avanti sulla psicologia, potete ascoltare gli episodi del nostro podcast Psicologia Casi Clinici Classici, dove abbiamo selezionato per voi alcune letture di capitoli molto interessanti da testi di autori importanti, di casi clinici e argomenti di psicologia e psicoanalisi. Un'occasione per ascoltare dalle parole dello stesso autore l'evoluzione del pensiero e lo studio della psicologia nel corso degli anni. Non mi resta che salutarvi e invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.